Willie Hawkins aveva solo 7 anni quando la sua famiglia si trasferì per la 10ª volta. Il bambino non capiva il perché di tutti questi traslochi da una casa all'altra. Questa è una bella casa grande. A quei tempi, nel South Side di Chicago, era difficile trovare un lavoro e il padre di Willie, non avendo scelta, accettava di andare ovunque lo assumessero. Fa un po' vedere? Ecco. Quando la famiglia si trasferì per l'ennesima volta, fortunatamente anche la madre di Willie trovò un impiego, perciò il bambino trascorse la maggior parte del tempo con la nonna. Per molti adulti un quartiere vale l'altro, non c'è grande differenza. Ma per un bambino di 7 anni una città sconosciuta può diventare spaventosa. La nonna di Willie aveva trovato un modo per dissipare le sue paure. Allora, siamo pronti? Sentiamo un po' cosa dice. Il mio anello magico mi sta dicendo che troverai dei nuovi amici se faremo una passeggiata qui intorno. Che ne dici, ti va? Sono pronta. E allora andiamo. Il gioco della nonna consisteva nel far credere a Willie che quell'anello avesse poteri magici. In quel caso avrebbe aiutato Willie a sentirsi più sicuro e a trovare nuovi amici con cui giocare. Guarda! Hai visto Willie quanti ragazzi? E dai! Prova! Dai, fregati! L'anello magico aveva ragione. Che cosa ti avevo detto? Allora, io vado al mercato e torno a riprenderti più tardi. Mi lasci qui da solo? Soltanto per un po'. Che cos'hai? Ho un po' di paura a stare qui. Oh, Willie... Non c'è niente di cui aver paura. Io torno subito. Me lo prometti? Certo, te lo prometto. Va bene. Lanci quella palla! Posso giocare? Naturalmente, la vera magia era l'amore e il coraggio che la nonna trasmetteva a Willie. Improvvisamente morì, il ragazzo rimase sconvolto dal dolore e cominciò a passare la maggior parte del tempo da solo. Fino a quel momento Willie non aveva mai provato un dolore così grande. Non riusciva ad accettare il fatto che non avrebbe più trascorso le giornate insieme a sua nonna e anche quell'anello, fonte dei tanti incantesimi, era perduto per sempre. Con il passare degli anni, i genitori di Willie riuscirono a dedicargli più tempo e facendo tanti sacrifici riuscirono a mandarlo prima al liceo e poi all'università. Buongiorno, signor Hawkins. Buongiorno, Rachel. Ci sono messaggi? Molti, signore. Ho preso nota. Col tempo, Willie aveva fatto carriera ed era diventato ispettore capo degli stabili pericolanti per la zona sud della città. Ormai era un uomo rispettato, aveva una moglie e una bella famiglia e quelli che lo conoscevano lo stimavano e gli volevano bene. Tutti erano molto colpiti dal forte legame che aveva con i suoi genitori e con la nonna che aveva perduto tanti anni prima. Quel giorno il primo stabile da ispezionare era proprio quello in cui aveva vissuto da piccolo con sua nonna, perciò non lo sorprendeva sentire la sua presenza in modo così forte. Ma non poteva immaginare quanto sua nonna gli fosse effettivamente vicina. Anche se la casa era fatiscente, il vecchio palazzo evocava in Willie molti ricordi della sua infanzia. Anzi,
Per un attimo gli sembrò di rivedere l'appartamento esattamente com'era quando ci abitava con la sua famiglia e sua nonna. Tesoro, guarda, ho trovato lavoro. È magnifico. Mamma! Ma quel dolce ricordo finì per trasformarsi in un inganno crudele. Infatti, il pavimento della camera improvvisamente crollò e l'immagine dell'appartamento sparì di fronte alla terribile realtà. Nella violenta caduta, Willy si ruppe alcune costole e cominciò ad avere gravi difficoltà respiratorie. Impossibilitato a muoversi e a gridare aiuto, Willy era inerme, sarebbe morto lentamente. Nessuno sarebbe mai andato a soccorrerlo in quel posto. Le ore passavano, ma a pochi isolati di distanza, un agente di polizia in servizio di pattuglia incontrò una donna che chiedeva disperatamente aiuto. Ha bisogno di aiuto? Sono la nonna di un ragazzo che ha bisogno di soccorso. Vorrà dire la madre? No, ho detto che sono la nonna. D'accordo. Dove andiamo? Tra la 105esima e Studevant. Non credevo che ci abitasse più nessuno laggiù. Si sbrighi, la prego. L'agente Polceschi era sorpreso che una donna così giovane avesse già un nipote, ma non si preoccupò tanto di questo quanto di correre in aiuto del ragazzo. Vi aspetto in macchina. La prego. È là dentro. Ma lei non era in macchina? Nel seminterrato. Vada, la prego. Signore, signore, mi sente? Mi sente? Vedendo che Willy aveva perso i sensi ed era ferito, l'agente Polceschi chiamò subito l'ambulanza. Centrale, qui agente 311. Ho trovato un uomo... Se non fosse stato soccorso immediatamente, Willy Hawkins sarebbe morto entro un'ora. Coraggio, amico. Cerca di resistere. Fortunatamente l'ambulanza arrivò in fretta e i medici di pronto soccorso riuscirono a stabilizzare rapidamente le condizioni dell'uomo per trasferirlo in ospedale. Grazie al cielo, Willy Hawkins sarebbe sopravvissuto al suo incidente. Salve. Mentre l'agente Polceschi stendeva il verbale, la sua attenzione fu attratta da qualcosa di insolito. Pensò che quello strano anello che aveva trovato sul sedile dell'autopattuglia doveva essere della giovane donna che poco prima si era seduta lì. La donna che aveva salvato la vita di Willy Hawkins. Solo allora l'agente Polceschi si rese conto che la ragazza era sparita subito dopo avergli indicato dove trovare l'uomo. Dopo qualche giorno, l'agente Polceschi volle andare a trovare Willy in ospedale. Continuava a tornargli in mente la strana circostanza che lo aveva portato a salvare quell'uomo che senza il suo aiuto sarebbe sicuramente morto. Prego. Che piacere. Lei mi ha salvato la vita, la ringrazio. Ah, non ringrazi me, ringrazi la sua bella nonna. Come mia nonna? Sì. Ma di cosa sta parlando? Di una donna stranissima. Mi ha fermato dicendo che suo nipote aveva bisogno d'aiuto. La cosa mi è sembrata assurda perché quella donna non era abbastanza vecchia da essere nonna, ma quando siamo arrivati là mi ha detto di entrare e di scendere subito nel seminterrato. Questo è impossibile. Prima di tutto perché quando sono entrato in quel palazzo ero solo e nessuno sapeva che ero nel seminterrato. E in secondo luogo, mia nonna è morta da più di 30 anni ormai. Che vuole che le dica? Ce ne sono di persone strane in città. Già. Sono contento che ora si senta meglio. Ah, a proposito.
Ho trovato questo sul sedile della macchina. Forse è di quella donna. Si sente bene? Questo anello era suo, era l'anello di mia nonna. Mi aveva detto che sarebbe tornata. La nonna di Willy si era sempre presa cura di lui e in quell'occasione in cui il nipote aveva avuto bisogno di aiuto, gli era venuta in soccorso, superando persino il più misterioso degli ostacoli, come avevano fatto tanti anni prima, insieme, nelle loro avventure fantastiche. Mia nonna era morta molto prima del mio incidente. Eppure era là, a vegliare su di me, a darmi forza. È difficile spiegarlo, ma era tornata per aiutarmi. E sono convinto che oggi non sarei qui senza il suo aiuto. E nessuno può togliermelo dalla mente.